Prima di tutto, mi sento molto onorato di essere qui e poter parlare con tutti voi oggi. Per lavoro faccio il motivatore personale e ho parlato a migliaia di atleti professionisti, dai grandi nomi agli sconosciuti. Quando ho visto Doc entrare in questa sala con la medaglia al valore, è stata la prima volta nella mia vita che mi sono agitato all'idea di parlare in pubblico. Nutro un grande rispetto per quell'uomo. Leggevo delle sue imprese già ai tempi, quindi voglio ringraziare la WFW, Organizzazione dei Veterani di Guerre Straniere, per avermi conferito questo premio. Significa molto per me, forse la cosa più importante che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita. Ringrazio mio nonno, il sergente Jack Gardner, che è ormai deceduto. Questo sarebbe stato il giorno più felice della sua vita. Voglio ringraziare mia madre, che non mi ha mai alzato quando cadevo. Mi ha insegnato ad alzarmi da solo quando mi trovavo a terra. Voglio ringraziare mio zio per essere sempre stato con me e voglio ringraziare di cuore tutti voi che siete qui, che avete combattuto numerose battaglie per proteggere il nostro paese. Non avete idea di quanto vi sia riconoscente. Non sono sempre stato il ragazzo forte che vedete adesso. Ho attraversato periodi bui nella mia vita per essere come sono oggi. Voglio raccontarvi una storia molto velocemente. Tanto tempo fa mi sono arruolato nell'aeronautica militare e volevo diventare un paracadutista, ma ho rinunciato perché avevo paura dell'acqua. Pesavo 79 kg. Ho lasciato l'aeronautica militare 4 anni dopo, quando pesavo 136 kg, da 79 a 136. C'è una lunga storia dietro a questo e a come sia successo, ma in quel periodo mi sono messo a leggere un libro sugli uomini a cui venivano conferite le medaglie al valore. E quegli uomini sono stati un grande esempio per me, che ho sempre voluto essere un uomo straordinario e invece per tutta la vita non lo sono mai stato. Anzi, ero molto peggio. Ma ho letto storie di uomini come te, Doc, che avevano il coraggio di saltare su granate e altre cose incredibili. Un giorno sono tornato dal lavoro, lavoravo per la Ecolab come disinfestatore da scarafaggi. Guadagnavo circa 1000 euro al mese e pesavo 136 kg. Insomma, quella sera sono arrivato a casa, ho acceso il televisore e ho guardato un programma su Discovery Channel su un uomo che trascinava barche e tronchi. Stava facendo un allenamento per la Navy SEAL. Ho deciso, a quel punto, di fare un cambiamento nella mia vita. Ho chiamato l'ufficio reclutamento e mi hanno posto alcune domande. C'era un limite di peso e altezza. Io pesavo 136 kg ed ero alto 1,85. L'uomo che avevo chiamato mi rise in faccia. Lui e altri 7 reclutatori mi risero in faccia, però, alla fine, un altro reclutatore mi disse: «Vieni in ufficio. Non ho tempo per parlare al telefono con te». Non aveva idea di quanto pesassi. Sono arrivato nel suo ufficio e il reclutatore mi vide per la prima volta e disse: «Sei grasso e sei nero». Al che risposi: «Voglio arruolarmi nei Navy SEAL». Non sapevo che nei Navy SEAL si fossero arruolati solamente 35 afroamericani fino a quel momento in più di 70 anni. Mi disse che avrei dovuto perdere 48 kg in meno di 3 mesi, perché ero al limite di età. Ormai stavo diventando troppo vecchio. Sono tornato 3 mesi dopo, 48 kg più leggero. Ho passato più di 18 mesi in BADS, acronimo di Demolizione Subacquea di Base, Addestramento SEAL, che è un programma di 6 mesi. In questo periodo ho incontrato Marcus Luttrell, Danny Dietz, Michael Murphy, e che è stato un altro vincitore della medaglia al valore. Ho attraversato l'inferno con questi uomini, veri eroi. Io non sono un eroe. Però ho avuto l'onore di prestare servizio con dei veri eroi. Da quel momento in poi ho continuato per la mia strada fino a raccogliere 2 milioni di dollari da poter donare alla fondazione della Special Operation Warrior Foundation. Voglio concludere esprimendo il più umile rispetto per chiunque sia in questa sala. So cosa vuol dire essere un soldato da combattimento. Mi sono ispirato a voi per trovare il coraggio che mi serviva. Pensavo che il coraggio fosse un uomo che ha vinto una medaglia al valore, ed è così. Ma il coraggio è un uomo che è disposto a indossare gli anfibi tutti i giorni della sua vita ed esce di casa per andare a combattere per questo paese, in cui nessuno sa cosa stai affrontando o dove ti trovi. E lo fai per il tuo prossimo. Grazie.